Buongiorno a tutti, sono Marco Scasso, il tecnico dell'azienda Fraschieri. Oggi parliamo di gelato al caramello salato profumato alla lavanda. È un gusto molto attuale negli ultimi anni e noi ve lo proponiamo con questa profumazione particolare che andremo a utilizzare la lavanda. La lavanda ha un fiore estivo, soprattutto nel periodo dei mesi di luglio e agosto, lo trovate fresco, se no essiccato un po' tutto l'anno, e dobbiamo andare a aromatizzare il sale che poi andremo a inserire nel nostro caramello. Per fare questa operazione semplicemente bisogna pulire i fiori della lavanda, andarli a miscelare nel sale. Vi consiglio un sale fino perché è più semplice poi da far sciogliere anche all'interno del caramello. Per ottenere un prodotto ideale converrebbe dare il tempo all'aroma, all'aromaticità di questi fiori di trasferirsi al sale, che di sua natura tende ad assorbire l'umidità. Quindi ci vuole qualche giorno per ottenere il risultato migliore. L'importante è la quantità di fiori che si mettono all'interno, sono circa 6 grammi, un 6% di fiori all'interno del sale, quindi 6 grammi su 100 grammi di sale. Per quanto riguarda invece il caramello, le aziende di prodotti per gelateria ci mettono a disposizione degli ottimi prodotti, possiamo tranquillamente usare uno di questi. Ricordatevi che al momento che andiamo a inserire il sale dobbiamo probabilmente andare a dare una riscaldata per permettere al sale di sciogliersi all'interno di questo caramello, oppure possiamo realizzarcelo noi banalmente utilizzando del saccarosio, lo zucchero normale, della panna, del burro e quindi poi aggiungere il sale. La quantità di sale che andiamo a inserire nel caramello è di circa 1,5 grammi, 2,5 grammi a etto. È importante valutare in base al proprio gusto e anche all'aromaticità dei fiori, perché comunque sono tutti prodotti naturali e non abbiamo un'idea esatta della loro aromaticità. Adesso andiamo a realizzare la ricetta. Abbiamo qui tutti i nostri ingredienti, i nostri prodotti in polvere, i prodotti liquidi. Andiamo a miscelare prima le polveri tutte insieme e poi inserendo prima i liquidi all'interno di una caraffa andiamo ad aggiungere le polveri all'interno del liquido e misceliamo. Una volta ben miscelati possiamo già tranquillamente aggiungere anche il caramello e andare ad inserire la nostra miscela all'interno della macchina che abbiamo a disposizione, come in questo caso una macchina a shock termico, nel cilindro superiore dove la miscela verrà scaldata e portata come sempre a 65 gradi e non di più. La macchina è arrivata a 65 gradi, adesso trasferiamo il nostro caramello salato profumato alla lavanda all'interno del cilindro inferiore dove andremo a mantecare il nostro gelato. Andiamo a estrarre il nostro gelato, la macchina ci dice che è pronto, andiamo a depositarlo dolcemente in una vaschetta fredda e poi andiamo, a seconda di ognuno ha il suo metodo, comunque di solito è buon uso farlo passare prima da un abbattitore per consolidare la struttura. Una volta che invece andiamo a inserirlo in vetrina, ricordiamoci di andare a decorare il nostro gelato con qualcosa che richiami il gusto in questione. Ecco qui la nostra vaschetta di gelato al caramello salato profumato alla lavanda. Non mi resta che augurarvi buon appetito. Alla prossima. E ricordatevi, se il video vi è piaciuto, mettete un like.